Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video per imparare i significati divinatori base degli arcani maggiori dei tarocchi. In questo video ci occupiamo dell'arcano numero 21, il mondo, che va a completare così il gruppo di arcani maggiori. Come sempre diamo uno sguardo al numero, il 21, formato dal numero 2, che come sappiamo è il numero del dualismo, della ricerca di equilibrio, e dal numero 1, che simboleggia l'essere unico, i nuovi inizi, l'indipendenza, eccetera. In numerologia, poiché il 21 è il prodotto di due numeri molto importanti come il 3 ed il 7, perché appunto se moltiplichiamo 3 per 7 ci dà 21, ecco quindi che ci ritroviamo davanti ad un numero molto fortunato. Il 21, che simboleggia quindi la perfezione, il successo, la fortuna. Nella carta troviamo al centro la figura di una donna dallo sguardo sereno e gioioso, solo parzialmente coperta da un velo, all'interno di una ghirlanda dalla forma ovale, con ai quattro angoli le figure di un angelo, un toro, un'aquila e un leone. La carta del mondo segnala che il cammino dell'individuo è giunto finalmente a termine. Passiamo ora ai significati divinatori della carta. Probabilmente il mondo è la carta più bella dell'intero mazzo di tarocchi. Diritta o comunque in posizione positiva, annuncia infatti che il peggio è ormai passato, adesso non resta che gioire e godere quindi del meritato successo. In qualsiasi ambito si riferisce, la carta ci parla di successo, di compimento, di meta raggiunta. Ostacoli, problemi e quant'altro affliggeva il consultante è ormai lasciato alle spalle. Il consultante ha davanti a sé adesso un periodo lungo fortunato, di successo e di forte realizzazione. Segnala quindi un momento estremamente positivo per il consultante. Amore, affetto, vita di coppia felice, stabile e duratura. Un matrimonio felice annuncia armonia familiare, successo sul lavoro e nello studio. Sul piano affettivo, infatti, segnala un rapporto di coppia felice e sereno, senza più ostacoli, senza più ombre. Il consultante può stare tranquillo. Nel rapporto di coppia c'è amore, sincerità, fedeltà, un appagamento totale. Per chi è single segnala finalmente un incontro importante che può sfociare in una relazione felice e stabile. Può segnalare quindi una proposta di matrimonio da lungo attesa, una gravidanza fortemente desiderata, la nascita vera e propria di un figlio che porta felicità e gioia nel rapporto con il proprio partner. Anche nel campo delle amicizie, il mondo segnala un'amicizia forte, importante, sincera, senza compromessi e senza opportunismi. Sul piano professionale, ovviamente segnala successo sul lavoro, riconoscimenti, avanzamenti di carriera importanti, progetti che il consultante può portare a termine serenamente. Il successo è garantito. Indica inoltre investimenti fruttuosi, vincite al gioco, viaggi di lavoro assolutamente positivi per il consultante. Nuovo lavoro per chi è alla ricerca, un contratto vantaggioso, ottimi risultati anche nello studio, esami superati, diploma o laurea, ottimi voti e ottimi riconoscimenti. Per quanto riguarda il tipo di persona, può indicare il consultante stesso, soprattutto se è donna. In generale indica comunque una persona positiva, allegra, una persona semplice che si dedica ad aiutare gli altri senza pensare ad un proprio tornaconto personale. Veniamo ora ai significati divinatori della carta al negativo. Una carta così bella e positiva dritta, anche al rovescio o in posizione negativa, mantiene in buona parte le sue caratteristiche. Il successo, sia in campo affettivo che in quello lavorativo, potrebbe dunque essere solo rimandato temporaneamente. Se le carte vicine lo confermano, si tratta appunto di un successo prossimo. Al consultante restano ancora dei dubbi da sciogliere, delle piccole grane da sistemare, prima di arrivare al successo. Chiaramente, se invece le carte vicine dovessero essere particolarmente negative, allora siamo in vista di una vera battuta d'arresto, di ostacoli e di problemi in generale che non permettono, seppur temporaneamente, al consultante di arrivare alla meta. In alcuni casi il mondo al rovescio può indicare inoltre troppa diffidenza nel consultante, troppi timori e paure che fanno sì che il consultante non si accorga di essere ad un passo dal realizzare i propri sogni e sta quindi a lui fare un ultimo sacrificio. Quindi in generale, seppur capovolto, il mondo segnala difficoltà ed ostacoli solo temporanei.
Sul piano affettivo segnala un momento di apatia, di noia nella coppia, un periodo non particolarmente brillante ma destinato comunque a lasciare spazio, quasi sicuramente ad una ritrovata serenità. Può indicare discussioni non pesanti con il proprio partner, incomprensioni e, se le carte vicine lo confermano, anche un allontanamento, ma comunque provvisorio. Un periodo di pausa che farà però bene alla coppia. Per chi è single invece può indicare un rapporto che sembra non iniziare con il piede giusto. Ci sono ombre, dubbi, perplessità, ma tutte cose che comunque si possono superare positivamente. Sul piano professionale segnala difficoltà sul lavoro, piccole discussioni, retribuzione non pienamente all'altezza delle reali capacità del consultante o comunque per la persona per la quale si chiede il consulto. Può indicare viaggi di lavoro rimandati, situazione lavorativa che sembra subire un momento di cattiva sorte. Anche sul piano finanziario è meglio non lanciarsi in investimenti azzardati, occhio quindi a gestire al meglio il denaro. Anche sullo studio, il mondo al negativo può indicare un momento non particolarmente positivo, un esame magari superato ma comunque con difficoltà e con un voto non particolarmente appagante. Per quanto riguarda il tipo di persona, può come detto indicare sia il consultante o comunque la persona per la quale si svolge il consulto, ma anche una persona difficile con la quale avere a che fare, una persona ostile e non di aiuto per il consultante. Per quanto riguarda la durata di questo arcano, va dalle poche settimane a circa 3 mesi, trattandosi di un arcano molto veloce. Anche per questo arcano è tutto. Con il mondo siamo arrivati alla fine di questo percorso con gli arcani maggiori. Io ancora una volta ci tengo a precisare che questo breve corso è volto esclusivamente ad apprendere i significati divinatori base degli arcani maggiori. Possiamo definirlo quindi un punto di partenza, dopo il quale sarà compito di ognuno di voi decidere se e cosa approfondire. I tarocchi, come abbiamo già detto, non servono semplicemente per la divinazione, ma sono un importantissimo strumento di crescita personale. Possono aiutare concretamente nel proprio percorso di vita e sono ottimi anche per poter meditare. Inoltre, in ogni singola carta è presente un fortissimo simbolismo esoterico che andrebbe comunque analizzato e studiato a fondo. Ecco perché ci tengo sempre a precisare che questo che siamo andati a scoprire è solo uno dei tanti aspetti dei tarocchi. E ancora, è bene ricordare che in ogni stesa, oltre ai significati appunto di base di ogni carta, c'è sempre un messaggio che solo ed esclusivamente il cartomante in quel momento riesce a cogliere. Per fare ciò è necessaria una certa sensibilità, un certo intuito, oltre ovviamente allo studio e alla pratica continua con i tarocchi. Sensibilità e intuito comunque che di base possediamo già tutti, ma che con lo studio e la pratica dei tarocchi tende a raggiungere livelli sempre più alti. Nei prossimi video andremo a vedere insieme come mescolare le carte, come stendere gli arcani e come effettuare quindi una lettura vera e propria. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Per qualsiasi cosa potete scrivermi sotto nei commenti oppure via email, o anche potete raggiungermi sulla mia pagina Facebook, vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Io per adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!